che siamo già tornati. Mi ritorni in mente show, oh oh oh. Le telefonate, personaggi strani, poi gli spettatori, ne facciamo due o tre. Ed il piemontese, falso ma cortese, che ci piace tanto tanto e non ci annoia se tu stai. Signore e signori, questo grande pubblico. Ah, che pubblico! Che pubblico! Teatro Il Moscerino di Pinerolo, RBTV, canale 87, sigla di Matteo Sibilla. È grande, grande. Quinta puntata, puntatone oggi. Sì. Perché le altre non erano delle puntatone. Lo dici sempre, tutte le sere. Vabbè, questa è più puntatone delle prossime. Ecco. Delle prossime, vabbè. delle passate e delle future. Puntatone, vai! Puntatone, vedi, iniziamo belli. Allora, Che dire? Io direi di iniziare subito. Io direi di chiudere qui. No, beh. Allora, no, iniziamo subito. Questa è una serata bella, una serata gustosa, fragrante. Poi capiremo perché anche, no? Sì, perché abbiamo sì. una super ospite d'eccezione. Ah. Ma prima è successo qualcosa di fantastico, perché ormai siamo arrivati alle nozze di Perla. Quasi. Siamo alla 29esima puntata ufficiale. Vuoi che divorziamo proprio l'ultimo anno? No, l'ultimo anno, no. Infatti. Però proprio per questo abbiamo siamo cresciuti, Marta. Sì. Lo spettacolo è cresciuto tantissimo in questo anno che è passato. Ci sono i nostri fan che ci stanno mandando messaggi, ma tanti, ne stanno arrivando tantissimi, una cosa incredibile. Sì, sì, noi ne vogliamo leggere qualcuno sì, oggi. Dai. Anzi, abbiamo il nostro sintetizzatore vocale che ci leggerà i messaggi che arrivano. Ecco, che arrivano. Il nostro numerino, se volete. Ma sono tanti, veramente ci danno... Tanti, li abbiamo dovuti selezionare i più belli, i migliori, sì, no? Certo. Quelli più significativi. Quindi magari già ne arriva uno di messaggino, sì, lo sentiamo. Ne è arrivato il primo. Il primo? Ecco. Quello... Sì, sentiamo. Ecco, sentiamolo, dai. Messaggio 1. Domani mattina, prima di uscire, ricordati di dare i semini ai canarini e dai le crocche a Billo. Mamma. Di chi è mamma? Collegato per... mamma. Vabbè. No, non lo so. Messaggio 2. Un altro. Il postino si è sbagliato e ha messo la vostra bolletta nella mia buca. Ve l'ho appoggiata sul davanzale della finestra. Buona serata, il vicino. Il vicino, ma queste cose le si dicono privatamente. Ma perché devi scrivere al programma? Ma perché? Ma c'è un altro, un altro messaggio. Messaggio. Sì. 3. Per quanto ne hai ancora con quella baggianata della trasmissione, ricordati di passare a prendermi da Carla. La tua cara sorella incazzata. Ma questo è tuo. Questo è mio. Tuo, mamma mia. Hai anche dei canarini. Ma Barbie, dai. Ma perché devi scrivermi? Ma che cafonata. Messaggio. Aspetta. Messaggio 4. Si comunica che domani il nostro incaricato passerà per la lettura del gas tra le 8 e le 12. Cordiali saluti, Acea. Questo era importante da sapere, questo era importante. Che, come vita, si fa altro... che vita movimentata. Vabbè, cioè, ma questo è perché però è già un gran successo. Ci scrivono. C'è un seguito, voglio dire, la gente si fa sentire, questo è l'importante. Qualcuno, sono tanti invidiosi, sì. No? Quindi... Qualcuno sa che esistiamo. Sì. Dai, qualcuno è bello, sì. È bello. Dai, sì, abbiamo sì, contatore, dai. Per esempio. Sì. Abbiamo iniziato forte, dai, bello, va bene, bello, vai, sono contenta. Bene, e allora, come? Evviva. Evviva. Sì, è un'esultanza. Ah, vabbè. Ma a questo punto, proprio per l'evviva, io direi andiamo subito laggiù, lontano, andiamo nella Germania, perché facciamo un contatto immediato con la nostra amica Cazzarina, la nostra influencer, la nostra TikToker per eccellenza. Allo! Cazzarina! Allo! Guten Abend! Guten Abend! Guten Appetit! Ah, beh, grazie, mi hai già mangiato, però grazie, sì, sì, altrettanto. Mi fa molto piacere sì, anche che questa sera sì? Si parla di pizza.
pizza! Pizza! Questa sì, sera l'argomento l'abbiamo svelato. Sì. Io, mi fa molto piacere. Mi avete scritto nei DMs. Sì. E oggi parliamo di pizza. Ed è vero. Certo, è vero. Sì. Io vi ho risposto nei DMs. Va bene, se no parlavamo di Wurst. No! Parlavamo di Wurstchen, parlavamo di, come si dice in italiano, salsiccia. Sì, no, infatti, noi volevamo parlare di pizza invece. Avete detto pizza perché è trasmissione italiana. Allora, io, Klaus, volevamo dire il nostro pizzaiolo preferito. Qual è? Pizza Becker. Pizza Becker bedeutet pizzaiolo, cioè pizza Becker significa, pizzaiolo, pizzaiolo, e pizzaiolo è preferito nella nostra città di Baden-Baden, che si trova nel Baden-Württemberg, voi lo sapete, tutte le volte, e il nostro pizzaiolo preferito noi troviamo vicino Foresta Nera, si chiama Abdul. Veramente. Sehr sympathisch. Veramente, quando siamo andati l'ultima volta, io e Klaus abbiamo mangiato di Abdul. Wie war Abduls Pizza? Abduls Pizza war super. Abduls Pizza schmeckte wunderbar, wirklich. Klaus in Germania. Das ist richtig. È vero, pizza di Abdul veramente eccezionale. Lui ci dice che lui viene d'Italia. Lui viene d'Italia, lui è ferro di Neapel, viene ferro, racconta di Neapel. Da Napoli. Viene da Napoli. Abdul viene da Napoli. Tutto è possibile. Viene da Neapel e infatti fa veramente buona pizza, buona. Wir haben gegessen. Ma perché chiacchierano tra di noi? Sag mal, das war wunderbar, Allora, noi praticamente abbiamo mangiato pizza buonissima con un frutto sopra con ananas. No, per favore, non diciamo certe cose. Era veramente buona, aveva quello zucchero, quel veramente, come si dice in italiano? Das war unser Lieblingslebensmittel. Non so come si dice in italiano. Possiamo tradurlo? Ok, Google, wie sagt man auf Italien? Forse ci aiuta ad andare avanti, Lieblingslebensmittel. Auf Italienisch sagt man Lieblingslebensmittel. Alimento preferito. Lieblingslebensmittel. In italiano sempre due parole, in tedesco uno. Lo sappiamo questo, però se ne mette tante poi in realtà Lieblingslebensmittel sono tre parole. Tre parole. Certo. Lieblings, che vuol dire favorito. Lebens, che vuol dire survival. Sopravvivenza. E Mittel, che vuol dire mezzo. Quindi il nostro mezzo di sopravvivenza preferito pizza. La pizza. Bene. Con l'ananas fatta da Abdul che viene da Napoli. Perfetto. Grazie Caterina. Grazie Caterina. La pizza con l'ananas. Vabbè, andiamo avanti. Facciamo finta di non averla neanche nominata. Esatto. Allora, facciamo una cosa. Chiamiamo chi se ne intende veramente. Lasciamo stare Cazzarina, che lei non è. Ecco, vai tu. E allora, chiamiamo sul palco la super ospite di questa sera. Lei è master istruttrice dalla scuola italiana Pizzaioli, vincitrice del premio miglior fornaio alle Olimpiadi della Verace Pizza Napoletana del 2022. Si definisce una pizzaiola anarchica tra le conduttrici del programma televisivo Pizza Girl. Con noi Federica Mignacca. Federica, ecco. Allora, accomodiamoci. Questo è il tuo trono. Federica, innanzitutto, cosa ne pensi della pizza con l'ananas? Non lo posso dire in trasmissione. Ok, siamo in fascia protetta, perfetto. Fascia protetta, sì.
Allora, senti, iniziamo subito un po' a indagare, andare un po' nella tua storia, ecco, proprio la tua storia. Come è partita? Com'è questo interesse per la pizza? È tutto il percorso che hai fatto, in sintesi, chiaramente. Sì, in sintesi, ecco, che non è una mia grande dote, però ci proveremo. allora, no, io inizio, il mio percorso nel mondo della pizza inizia un po' così, no? Tra probabilmente il dissenso della mia famiglia, perché mi ero appena laureata in lingue applicate alla comunicazione pubblicitaria, e successivamente a questo percorso decido di iniziare il mio percorso nel mondo della pizza. Lo faccio a Napoli e ho la fortuna di essere ospite e allieva di uno dei maestri pizzaioli, appunto, dell'associazione Verace Pizza Napoletana, e con loro inizio appunto un percorso di formazione che è durato all'incirca 2 anni, e soprattutto appunto nel mondo della pizza napoletana. Successivamente decido anche di compensare le prime conoscenze un po' con il mondo della formazione. Frequento un corso che si chiama appunto Pizza Culture dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e via via inizio un percorso sempre più ad ampliarsi, rendendomi conto appunto che la formazione mi dava un potere immenso di combinazioni e anche di racconto del territorio. E tu ti definisci pizzaiola anarchica, così ti ho presentato, perché tu ti presenti, autopresenti così. Sì. Ci spieghi cosa significa questa anarchica? Questa è breve, non è breve da raccontare, però questo ci provo. Vabbè, c'è qualcosa. Diciamo, chi mi conosce sa che, ecco, la mia capacità di sintesi, diciamo, si lascia molto a desiderare. In realtà pizzaiola anarchica nasce quando mi chiedo che cos'è per me la pizza e mi riporto un concetto dal mio mondo universitario. In realtà mi chiamo pizzaiola anarchica perché questo deriva da un passo del banchiere anarchico di Fernando Pessoa, in cui ci dice che quando ci si auspica un reale cambiamento all'interno della società, non è pensabile che questo avvenga attraverso un'imposizione dall'alto, no? Questo può accadere solo attraverso la presa di coscienza dei singoli che lavorano individualmente nel proprio settore e condividendo però dei valori comuni. Quando mi chiedo che cos'è per me la pizza, mi rendo conto che fondamentalmente non voglio arrivare a fare 200 pizze all'ora, ma voglio raccontare il territorio, e lo faccio attraverso una visione comunitario-centrica in cui la pizza che arriva nel vostro piatto sostanzialmente è il racconto del lavoro di un territorio. Quindi si scardina dall'idea della napoletanità, ma non perché lo rinneghi, ma quando arrivo appunto in Piemonte diventa anche racconto di un territorio, quindi un mezzo per me di esplorazione. Ah, bella questa. Questa è innovativa, io non l'ho mai sentita, però non so. Infatti anarchica, avevo pensato a lanciarsi le mozzarelle in cucina, no, allora, il sugo sui clienti. Delle volte ci potrebbe essere una tentazione, soprattutto quando, ahimè, delle volte mi chiedono la salsiccia e friuli di rossa, lo so che tra di voi ci sarà qualche colpevole, però è una cosa che non riesco a fare, quindi spesso ho l'hai incanalata di... in quest'altra sì, direzione. Esatto, che sì. È molto bisogna bello. Saper gestire lo stress, insomma. E poi, facendo un salto, adesso andiamo un po' così a zonzo nella tua storia, sì. Hai partecipato alle Olimpiadi della Verace Pizza Napoletana, hai vinto come miglior fornaia. Sì, ci tengo a dirlo ex aequo, certo, con uno dei pilastri della storia della pizza napoletana, che è Salvatore Santucci. Diciamo che avevo ricevuto prima un premio come prima donna, mi ero tranquillamente accomodata a bere, continuare a bere il vino, a fumare una sigaretta, quindi quando poi c'è stato questo premio ho dovuto abbandonare tutto e correre, ero abbastanza impreparata, sì, esatto, sono arrivata un po'... Sì. Con una sigaretta e un calice. Sì, abbandoniamo tutto. Ma ci racconti un po' com'era questa Olimpiade, che cosa dovevate fare, la gara, com'era? Sì, è una gara in cui iscrivendoti puoi scegliere differenti tipologie di stile che vanno dalla pizza napoletana, cioè quella che rispecchia appunto il disciplinare della pizza napoletana, la pizza fritta, la pizza gourmet, hai un orario preciso in cui effettui l'impasto, hai una supervisione che ti viene lì a controllare che tutto avvenga secondo il processo del disciplinare, dandoti un punteggio, e successivamente effettui lo staglio, quindi la formatura appunto delle palline, e il giorno successivo la preparazione della pizza, quindi vengono attenzionate tutte le fasi sia della cottura sia della composizione della pizza e del concetto che poi c'è dietro la pizza che si sceglie quando si propone per la gara, appunto. Adesso dico una cavolata, mi darai un pugno in faccia. No, mai. Ma
Bisogna saper gestire lo stress. Me lo ripeto tutti i giorni. Però se non ce la fai, lasciati andare. Aspetta, che sono rimasto bloccato. No, ci sono le telecamere, non posso. Ci sono le telecamere. Ma quando si gira la pizza così, cioè, la dovete far volteggiare veramente? No, o no, no, nella gara. Nella gara. No, quella è una... Allora, esiste la categoria del freestyle in alcuni campionati. Che non ho detto una cavolata. No, c'è. E con alcuni impasti è anche possibile farlo in pizzeria. Ovviamente, però, ecco, magari più come momento di divertimento e anche di show. Poi, ovviamente, quando si serve la pizza a tavola, si prende il nuovo panetto e si fa tutto in modo più composto. Sì. Però esiste, è vero, vabbè. È anche molto divertente. Infatti, dire. È spettacolare, ho visto delle immagini. Vabbè. Vabbè, l'hai reso felice comunque, sappi. Che... Passiamo anche un attimino al tuo percorso nel mondo didattico, no? Nella scuola italiana Pizzaioli è iniziato non da tantissimo, mi raccontavi, sì. Però è un bel percorso. Molto complesso anche da raccontare, da spiegare per chi non è di questo mondo, però raccontaci un po' come si svolge, no? La formazione nell'ambiente dei pizzaioli. Allora, recentemente ho iniziato, dopo diversi anni in cui ho avuto contatti e formazioni con questa scuola, sono stata investita nel ruolo di master istruttrice per la scuola italiana Pizzaioli, che è una scuola che si trova come sede principale a Curtarolo in provincia di Padova e ha però sedi in tutto il mondo. Si occupa di formazione quindi sia per chi vuole iniziare questo percorso, quindi dei corsi tra virgolette base, e offre anche dei corsi di specializzazione sia nei diversi stili di pizza che possono andare, non so, dalla pizza in teglia, la pizza in pala, la contemporanea, che è una delle pizze, diciamo, ultimamente più discusse, e anche la pizza fritta, che è una cosa che io ho molto a cuore. Esatto. Offre, diciamo, un percorso in questo senso di formazione, e lo fa interfacciandosi con quelli che possono essere dei nuovi, delle new entry nel mondo della pizza, ma anche rispetto alla possibilità di professionalizzarsi ancora di più in un percorso di formazione già avviato. E in particolare io sarò responsabile appunto della sede ad Aosta. Prossimamente inizierà sì un percorso di formazione. Ma sei giovanissima, cioè non l'apparenza, so, l'apparenza però va bene. Ma va bene. Non so perché. Allora, già ti sei ho anche dei testimoni che conoscono bene la mia carta di identità, però vabbè, però va bene. No, perché aver ho già un amico. Ha raggiunto tutti questi risultati, beh, è sorprendente, no? Perché almeno vederti sei giovanissima, poi non so, adesso magari mi dici che hai 50 anni, non lo so. No, quello no, però giovanissimo, mi piacerebbe. Stai creando della... Vabbè, no, non volevo fare... C'è la gente del pubblico fa così. No, non volevo che dicesse l'età, però, vabbè, più o meno, siamo lì. Siamo lì, proprio lì. Fine 28, fine 29. No, proprio su, però... 30. Proprio su. Vabbè. Okay. Dopo non dice... Basta, non diciamo. Non è più lecito chiederlo. Stiamo contrattando sulle... Non è più lecito chiederlo. Senti, però... Senti, questa gliela faccio io, dai. Allora, secondo te... La pizza, cioè il fare la pizza, si può definire una forma d'arte? Sì, cioè fondamentalmente secondo me tutto ciò che è artigianato può essere considerato una forma d'arte, cioè, perché soprattutto se c'è passione, c'è volontà di innovarsi, c'è l'idea di non vedere la pizza come un'esecuzione solo di tradizione ma anche di rinnovamento. Come vi raccontavo magari anche in altre occasioni, io parto dalla campagna, quindi parto con una storia di tradizione fortissima in cui ogni cambiamento era qualcosa per cui si poteva essere arrestati, no? Non so, ho ancora necessità di scendere giù, quindi medierò in questo. Però diciamo che in realtà venendo anche in Piemonte, per me la pizza è stata un po' il mio tappeto volante un po' per esplorare i nuovi prodotti di una gastronomia che io non conoscevo, no? Quindi proporre anche quelle che sono delle pizze che siano anche totalmente il racconto di un territorio autoctono, no? Anche dal punto di vista della sostenibilità, ma anche delle economie locali. E quindi sì, per me è una forma d'arte anche in questo senso. Io l'anarchica ovviamente, già là dentro c'è tanta arte. Adesso a lui la domanda scomoda, tanto ecco. Ormai stasera diciamo che sei okay. Su quella strada. Dai, quello è l'intervistatore da odiare. No. Allora, ci tiri fuori un segretuccio, uno, ma ne avrei magari diversi, quello meno...
non quello che ci tieni di più, no? Per chiaramente, però un segretuccio. Sì, conta che siamo in TV, in diretta streaming, su YouTube. Che tutti te lo copieranno. Il segreto, cioè... è avere ogni giorno un segreto. Ah. Che poi ti ricredi e dici, vabbè, oggi ne ho un altro, questo lo accantono, è un altro segreto. Ah, capito. So, la formazione, forse sì, il controllo dei processi. Una cosa che sicuramente... ti aiuta a poter essere libero di combinare tutto ciò che vuoi negli impasti. Quindi sì, la formazione e la passione, il dedicarsi anche alla sperimentazione, no? Delle volte anche quello, sì. Grande, ti sei cavata da questi impicci in modo elegante veramente, facendomi credere di aver rivelato un segreto. Grande eleganza, grandissima simpatia, perché sei simpaticissima, ma adesso ti dobbiamo fare accomodare. E ci vediamo tra poco. Tra poco. Okay. Tra poco. Grazie. Senti, aspetta che... No, siccome abbiamo parlato di pizza, sì. Io non ce la faccio proprio più a stare in piedi senza, se non ne mangio un pezzo, Quindi siccome io seguo, vado a pedinarla. Sì. No, ma perché tu stasera devi farti queste figure? Ma che fai? Ma pedinar chi? Vado. Ma perché? Ma renditi conto. Ma lasciala stare, Ma cosa fa? Ma io non lo so, io sono seriamente preoccupata, comunque. Se lei chiamerei i carabinieri. E io pure, che poi guarda. Non più qua. Non lo so. Non lo so, comunque adesso mi ha lasciato così nel mezzo del programma, non so neanche dove siamo, cosa dobbiamo fare, chi deve, che ospite, tu devi cantare, no? Non devi cantare adesso. Pronto? 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 È la signorina Marta? Sì, sono io. Qui è la direzione generale. No, non ci posso credere. Generale di tutto, si ricorda? Mi ricordo, certo che mi ricordo. Un anno che non ci sentiamo, che non chiamavate. E appunto, così... è da tanto che non la sentiamo. Ha cambiato numero la furbetta, Ma noi l'abbiamo ribeccata attraverso i nostri servizi segreti. No, scusi, allora, questa è violazione della privacy. Per favore, metta giù se non vuole che la denunci. Il nuovo panettiere sotto casa sua? Un nostro inviato. No. Il nuovo postino? Un nostro inviato. No. Il suo amante recente? No, per favore. Un nostro inviato. No, ma e non lo dica Samuel. Recente. E poi c'è sempre il nostro satellite che la osserva dall'alto giorno e notte. Scusi, allora, veramente qui stiamo andando nel legale. A proposito, metta giù se non vuole veramente che io le chiami. A proposito, mi senta, non blateri, stia zitta, Ah, pure, non ho capito. Lei chiama a me, mi disturba durante uno show, sto lavorando. Non pensavamo che si facesse barba e baffi tutte le mattine. Accidenti, che figuraccia! Vabbè, se è necessario, è necessario. Che vuole da me? Scusi. Comunque la chiamiamo, stia zitta, la chiamiamo per offrirle, ascolti bene, niente meno che un allungatore di vita. Scusi, non ho capito. Un allungatore di vita con tanto di display e tastierino. Lei non dovrà fare altro che portarlo sempre con sé. E quando sarà arrivato il suo momento, pace all'anima sua. Beh, grazie, molto digiti gentile. Il numero di anni che vorrà ancora vivere e la sua dipartita sarà così posticipata. Sì, certo, adesso vabbè. Cosa mi vuole vedere? Cioè, per favore, ma io. Allora, che ne pensa? Penso che io no, non mi interessa, anche perché non può esistere un allungatore di vita. Quindi non prendiamoci in giro, per favore. Ma come non esiste? Glielo proponiamo noi. Gli chiediamo un anticipo di 10.000 euro subito e avrà una garanzia di un anno. Ah, che servizio! Non male, vero? Non viva troppo a lungo, perché mi sono. No. Accetta? No, non accetto. Non accetta? Sì che non accetto. Ah, ha detto sì, quindi l'allungatore è suo. Ma era fuori contesto. Dico, e ne faccia buon uso. Sì, grazie, ma io... Potrà anche inserire tre cifre, lo sa? Ma noi glielo consigliamo, perché se scrive 999 non garantiamo sulla tenuta del suo fisico per tutti quegli anni. Vabbè, vorrei vedere, non mi sono programmata per... Mi sembra malmessa fin d'ora a vederla. Ma io non lo so, ma guarda che veramente però... mette giù, mi sta facendo. Comunque se vuole recedere, sì, ecco, sì, può inserire questo codice. Sì. Prenda nota. Prendo nota, sì. XYZZ123 stella più infinito meno infinito radice quadrata di 711 non so quant'è. E nemmeno io. E più 10 pizze, 3 al salamino, 3 napoletane, 2 prosciutte olive, all'indirizzo via Castelnuovo 39, aggiunga anche 6 birre e 4 Coca-Cola. Ma cosa sta dicendo?
Ma io non lo so, ma non è possibile. Senta, metta giù, per favore, eh? Ma che fa? Le mette giù? Ma sì, adesso io le metto giù, basta, le metto giù io. Giù, no, giù, no, non lo giù, faccia! Giù, 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 mi vuole uccidere! Sì, giù, mi sta, giù, mi sta uccidendo! Giù, giù. Ci impiega questo a morire, oh. Giù, 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 giù. È morto. Basta. Finito. Guarda, non mi dispiace nemmeno, lo posso dire? Non mi dispiace. Ah, non mi dispiace. È finita. Non fil d'aria. Oh, ha messo giù. Ah, eccomi di nuovo qua. L'allungatore funziona. E chi l'avrebbe detto? No, non posso credere. A questo punto, voglio dire. Però a questo punto lo potremmo. Scusi, che ha messo giù? Ha messo giù da. Vabbè, magari ti arriva. Perché non credo. Vabbè. Scappata, non so dove è finita, la inseguivo. No, ma non ti preoccupare, ti è scappata? Sì, mi è scappata. Ma c'hai una vita davanti tu che non finisce più, lo sai sì? Che esiste l'allungatore di vita? Ah, è perché guardi me, ne ho bisogno? No, dico, sì, magari stai su una cifra, perché due già non so se il modello regge, comunque sì, vediamo. Il modello. Vabbè, senti, che dire? Comunque, siamo arrivati al momento, adesso rilassiamoci un pochino, dai. Il gioco musicale. Il gioco musicale. Buonasera a tutti, signore e signori, pubblico meraviglioso del Moscerino, un applauso per il gioco musicale. Grazie mille, grazie, meraviglioso. Grazie naturalmente anche al pubblico a casa. Allora, il gioco musicale, mannaggia, mi cade la chitarra, dunque. Allora, come ben sapete, insomma, non lo sa chi è qui per la prima volta, ma noi lo rispieghiamo. Nel gioco musicale il compito del pubblico è quello di indovinare una nostra canzone. Ok, questa è una canzone assolutamente arcinota, che in qualche modo è collegata al fil rouge della nostra puntata. Ok, allora la facciamo come in quei quiz televisivi che si rispettano, di cui noi facciamo parte. Strumento per strumento, quindi mettiamo prima le percussioni, mettiamo poi un accompagnamento simil basso, no? Poi ci facciamo la chitarra. Naturalmente, se ad ogni step qualcuno avesse idea di quale fosse la canzone, prego alzi la mano, la canticchi, noi lo capiamo, ci fermiamo e esplosione di felicità, festeggiamo, d'accordo? Ok, abbiamo un accordo? Benissimo, fantastico. Allora, cominciamo con le percussioni, sì, ok, la parte più difficile, ma sta alla base. Allora, ci rendiamo conto che da qua, insomma... Non c'è nessuna idea? Ragazzi, solo perché in tre quarti è partito il valzer. Ma allora, ha a che fare in qualche modo con la puntata, ok? Cioè, più o meno... Guarda questi. Anzi, così mi rovinate l'esperimento, vergogna. No, sto scherzando. In sottofondo, bellissimo, per carità. Adesso mi sono ricordato di nuovo la canzone. Già voi mi avete messo il moscerino. Sarà il teatro. Ad ogni modo. Ma avete fatto sbagliare, mannaggia la miseria. No, scusatemi, ricomincio, mettiamo la linea di basso. C'è qualcuno? Un po' vago, mi rendo conto, però cominciamo insomma ad avere un'idea. Ha detto che è famosissima. Dai. Ma è famosa. Ma perché ce l'hai? No. Sì. Allora cominciamo, mettiamo l'accompagnamento. Ma
chi lo vuole dire? Chi lo vuole dire? Dai, qualcuno nel pubblico? Dai, Benzo More! Benzo More! Benzo More! Benzo More! Benzo More! Bravissima! 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 Grazie mille! Bravissima, veramente! Brava! 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 In 4 e 4. Brava! Sì. Non lo so, veramente. Ma che sta succedendo? Marta! 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 Oh, è andata. Se n'è andata. Che ti devo dire? Vabbè, prendiamo tempo. Io direi di fare il collegamento adesso, facciamo la rubrica Under 100, dove sentiamo il parere dei bimbi, e non solo dei bimbi questa volta, ma anche dei grandi, degli certo, adulti. Certo, perché cominciava... Sì, perché sotto sì. Under 100, no? Quindi sotto i 100. Under 100. Allora, vediamo qui se c'è una prima chiamata. La regia mi dice che c'è. Sì, c'è una chiamata. Sì, ecco. Oh, finalmente. Sentiamo un po' un nostro fan che ci dice qualcosa, prego. Ci racconta qualcosa. Pronto? Salve, ho chiamato poco fa questo numero per ordinare delle pizze da asporto a domicilio e grazie che mi avete richiamato. Abbiamo richiamato. Non abbiamo richiamato, non abbiamo richiamato. E tu chi sei? Lucrezia, sapevo che saresti stata tu, Lucrezia. Tanto prendi sempre solo la linea tu. Comunque noi non siamo una pizzeria, siamo a teatro, stiamo facendo uno spettacolo, stiamo facendo lo show. Ciao Samuel. Ah, quindi hai cambiato lavoro? No, non ho cambiato lavoro. Comunque meno male che adesso consegni pizze, perché quello che facevi prima mica ti veniva tanto bene. Grazie, grazie Lucrezia. Meno male che sei arrivata tu, perché mi tiri su, mi tira su di morale. Momenti proprio di tensione crescenti, sì. Allora, volevo ordinare una pizza per le 21:30 a casa no. mia, citofono Bertotto. Ma allora, sì, sappiamo che sei Lucrezia Bertotto, ma sì. No, allora, non facciamo pizze qua. Però ero indecisa tra due pizze da scegliere. Sì. Magari tu mi puoi aiutare. Quale, ma dici, quale Lucrezia, pizza? A questo punto... Allora, non sapevo se prendere la briconcella. Ecco, la briconcella ti si adatta perfettamente. Che c'ha banana, curry, pollo, arachidi, menta, salsiccia, salmone e un tocco di salsa al kiwi. Ma che schifo, ma cos'è? Se però mi puoi gentilmente togliere la mozzarella, perché sono intollerante al lattosio. Ah! E la Coca-Cola resto, ma light, perché è a dieta. Tutto il resto invece sì, lo sì. mettiamo, vabbè, sì. Oppure ho guardato il vostro menù, mi ispirava anche la coccodrilla. La coccodrilla? Non l'ho mai sentita la coccodrilla. Che c'ha carne di coccodrillo, interiora di pecora, acciughe al verde e bresaola. Però magari meglio l'impasto integrale, che così è un pochino più leggero. Certo, sì. Facciamola pure leggera, un pochettino. Senti, allora, Lucrezia, non possiamo farti la pizza qui. No. Senti, tra l'altro, visto che hai chiamato, sì. Come sta andando la tua storia col tuo fidanzatino? Come si chiamava il tuo fidanzatino? Con Alfio. Alfio. Sei sempre innamorata? Tantissimo innamoratissima, come una mozzarella di bufala. Ecco, sì. Che non so, notoriamente come innamorata. Come possa essere sì. innamorata una mozzarella di bufala. Ma e quindi vi siete finalmente visti? No, ci stiamo ancora sentendo su Kinder. Su Tinder? Su Kinder, la piattaforma di incontri online per bambini. Ma vabbè, io non ho mai sentita Kinder. Vabbè, Kinder. Sì, di un'altra generazione. È un'altra generazione, Kinder. Comunque volevamo fare un primo appuntamento di persone, andare al ristorante a mangiare, però la mamma mi ha detto che siccome siamo troppo piccolini, che ci abbiamo ancora solo 6 falangi e mezzo. Hai 6 anni e mezzo? Sì. E allora abbiamo deciso che stasera ordiniamo delle pizze, alla stessa ora ce le mangiamo a lume. A lume di cosa? Di candela? No, a lume di un tablet Android di 10 pollici. Oh. Che tristezza. Ma quindi vi vedete così attraverso la comunicazione, esatto, vi mettete in collegamento e vi vedete così, mangiate la pizza ognuno a casa sua. Esatto. Aspetta un attimo che Alfio mi ha mandato un messaggino. Che messaggino? Ah, che c'è? Mi ha consigliato di prendere una
semplice margherita. Oh, ma come? Ma mi sto quasi disinnamorando. Ma no, no, dai, dagli qualche altra possibilità. Senti, mettici, ma poi questi, la buffa. Lucrezia, questi sono i primi amori. Ma che primi amori? Tu saranno i primi amori, eh? No. Ha voglia di pizze che ho mangiato io, eh? Ah, ah, vabbè, scusa, scusa, non volevo, non volevo. Senti, quindi ti ho consigliato la margherita. La margherita, sì. Vabbè, prendi la margherita allora. Sì, solo... Beh, pomodoro, mozzarella, un po' di basilico. Sì, solo che la mozzarella non è che me la togli, che ti ho detto che sono intollerante al lattosio. Il pomodoro anche, perché la sera poi lo fatico a digerire. Fai così, lasciaci il basilico e basta. Sì, vabbè, ti faccio una focaccia, sì, con una punta di basilico e poi facciamo a posto così. Vabbè, sì. 21:30, citofono Bertotta. Vabbè, sì, ti fa... Vabbè, che dire, ti faremo questa pizza. Vabbè. Ciao Lucrezia, ciao, ciao, non chiamare più Lucrezia. Anche la pizza vuole Lucrezia adesso. Che grande sta ragazza. Tu dove sei andata? No, è una bravissima pizzaiola, ha una conoscenza musicale pazzesca, anche abbiamo discusso di musica adesso, eh. Sì, discorso sì, di sì, musica. Sì, vabbè, sì. Vabbè, io non so che dire. Sì, 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 è bello, dai. Allora, è arrivato il momento eccezionale, colui che veramente sul palco riesce a fare dei virtuosismi, degli allacciamenti, dei rimandi, a percorrere delle strade che nessuno riuscirebbe mai a percorrere. Quando ti dicono parla in piemontese della pizza, ma noi ce la fa. Per piacere. Il maestro di piemontese. Buonasera, buonasera. Buonasera. Maestro. Maestro. Come farà questa sera ad agganciarsi alla pizza e a parlarci del Piemonte e del piemontese? Basta parlare della pizza in Piemonte. Non è tanto difficile, tutto sommato, no? Non è un piatto del Piemonte. Beh, benissimo. Nel senso che non è nato in Piemonte, è un piatto del Mediterraneo, no? Giusto. Che prende il nome dalla pita greca portata a Napoli, che poi è diventata la pizza. E così via. Ce lo puoi ridire? In Piemonte, ah, pizza. Però è venuta in Piemonte più o meno negli anni 30, portata, dicono, ma ne dicono di balle, però dicono portata da dei toscani. Ah, che quindi la facevano un po' così, no? Per dire, tanto che ne sanno i piemontesi di che cos'è la pizza, no? Certo. Ci davano da mangiare una pizza così, un po' surrogata, che facevano, poi hanno visto anche che, insomma, i piemontesi, che ne so, per fare numero, per vendere tante pizze, per venderle, per fare soldi, sì, fare catering, sì. Ah, allora facevano catering agli operai. E lì ne avevano da sfamare, no? Certo. Era gente che lavora, solo che avevano poco tempo. Ah. Non è che potevano stare lì a godersi, ah, la fetta di qua, di là e tutto. E allora dovevano mangiare, insomma, al posto del baracchino, no? Sì. Era una cosa più gustosa, diciamo, però doveva essere fatta in fretta. Allora hanno fatto le pizze, diciamo la pizza Torino style, che è la pizza al tegamino. Ah, niente di speciale, è una pizza normale, un po' più piccola, fatta dentro una teglia, sì, un po' piccolina. Sì. Che sotto è leggermente croccante, perché per non farla attaccare ci mettevano un po' d'olio. Sì, così bruciacchiava un po'. E veniva un po' croccante. Vabbè. Questa è la pizza al tegamino. Buona. Al peilot. Al peilot. Cioè, nel senso, la pizza... Perché quando invece sono arrivati dal sud tanti immigrati, sì, allora hanno detto, cos'è sta roba? Giustamente. Giustamente. E hanno detto, fate la pizza come la facciamo noi. E hanno fatto la pizza nel forno. Oh. Allora quella è al mattone, perché cuoce senza la teglia, ma direttamente sul mattone. Sì, come se ci fosse necessità di distinguerle, quindi. Sì, no, certo, ma erano due cose diverse. D'altronde le facevano nei forni elettrici, magari anche, no, quelle al tegamino. Cioè, erano delle cose per sfamare gli operai. Sì, così, nelle teglie di alluminio, sì, fornite magari da qualche fabbrica della zona.
E così via, cioè era una cosa molto così, no? Nessuno ordinerà più una pizza al tegamino. No, no, la pizza al tegamino. Il revisionismo di Simone. E fa parte della storia operaia anche. Certo. Che non è che a tutti, è proprio perché era, c'era un'apertura mentale dovuta al fatto che c'era tanta gente. Certo. Perché in campagna invece la pizza è arrivata negli anni 80, cioè voglio dire, a Torino è arrivata 50, 40 anni prima, via, ecco. Poi, vabbè, diciamo che questa pizza al tegamino si stava anche bene perché poi magari insieme gli davano una fetta di farinata. Ah, buono! Che quella invece è più piemontese, no? Se uno va in Monferrato così, la farinata è una cosa normale. Sì, sì. E allora ti davano una fetta. Ma la farinata cuoce a temperatura più alta? Io non lo so, perché non ho la mia idea. Però dicono, la farinata cuoce più alta. Quindi la pizza messa nella teglia può cuocere a temperatura più alta, più in fretta. Sì. Perché come la facevano? Cioè loro la impastavano, ci mettevano già il sugo e poi la lasciavano lì. E così dopo che era lievitata una volta, lievitava un'altra volta. E questa è un'altra caratteristica. Perché così quando arrivavano gli operai, filavo tutti dentro e ce le servivano calde. C'era una tecnica, no? Per andare veloci. Per ottimizzare. Per stare nei cronometri. C'erano i cronometristi a Torino. La produzione, eh. Certo. Era una città dove c'era la madama, così, cioè, bisognava andare veloci. Sì, sì. Non era uno scherzo. Passava la Rubiolo, passava Valletta, passava Agnelli, passava il Negus d'Etiopia. Insomma, c'era sempre un via vai che dovevi sempre far vedere che eri veloce, puntuale, preciso, certo, pulito, col cravattino, la riga sui pantaloni, che adesso non si usa più. Vabbè. E queste sono cose... Spaccato degli anni 50. Questo è, cosa volevate che vi dica? Voglio dire, la prossima volta chiamate uno di napoletano, ditegli parlaci della bagna cauda. E lui comincia la bagna calda. Ha ragione. Questa sera la sfida non è proprio una roba nostra, è decisamente, ma se l'hai cavata benissimo, se grazie maestro, grazie. Fantastico. Ma giustamente ha ragione. Ma c'ha ragione, ma certo, scusa. Ha ragione, certo. Ok, va bene le sfide importanti, ma questa era veramente una sfida, un'impresa, una sfidona colossale. Ma è il momento, topico della pubblicità. La pubblicità bisogna mandarla, sono soldi che arrivano nelle tasche, non nostre, ma di tutto quello che vedete. Certo. Stiamo lavorando alla scenografia e quindi questa pubblicità dobbiamo lanciarla. Dobbiamo. Quindi il marchio che noi andiamo a pubblicizzare è il Pepe Rino. Il Pepe Rino. Ecco, bene. Vedi come entra. Entra proprio. E allora ci vuole un balletto, no? Perché il nostro sponsor vuole essere celebrato di qua, di là. Insomma, certo, dobbiamo farlo. E quindi Matteo, vai. Pubblicità. Pubblicità! Pepe Rino. Pepe Rino. Pepe nero, pepe rosa, metti il pepe su ogni cosa. Se ne abbondi sul filetto, poi ti brucerai il culetto. Pepe Rino. Pepe Rino. Era tasche piene. Sono un po'. Vabbè, dopo arrivano. Dai, stanno il bonifico. Detto. Dunque, andiamo avanti. No, dunque, niente. Nel senso che il peperino, io ne ho preso un po' troppo. E sai che il peperino brucia, devo andare a mettere cremina. Per un momento ho pensato. Pensato l'avesse preso. Anche lì, però. Vabbè. Vado. Cioè, ma noi possiamo fare. Comunque.
il peperino è un bruciore che quasi fa piacere. Sì. No, dico, dobbiamo un attimo, perché per davanti allo sponsor, che cosa dici ste cose? Mamma mia, perché dobbiamo... Comunque, andiamo avanti. Allora, con lo show ci rimango io, come al solito, e siamo sul momento della divulgazione scientifica in TV, quindi uno spazio dedicato al cosmo, allo spazio, e lo facciamo insieme in collegamento dall'osservatorio di Mauna Kea su un vulcano alle Hawaii con un famosissimo astronomo, Kosmoski. Lui ha 137 anni, ha collaborato con Einstein alla relatività generale, anzi dicono che gliel'abbia suggerito una sera davanti a uno spritz. Di origini russe da parte di nonno, ma lui è nato a Castellammare di Stabia. Kosmoski in collegamento! Aloha! Tu sai cosa significa aloha in lingua hawaiana? Sì, farò finta di non saperlo, così lei lo spiega al pubblico. Facciamo significa così. Significa condividere il respiro dell'amore! Che ce l'abbia ancora un respiro, però. Sì, condividiamo tutti insieme! Sì. Il respiro sì. Dell'amore al mio tre! Sì, bellissimo, dai, questo abbraccio. Allora. Tre. Allora! Che abbraccio, l'ho sentito tutto, guardi maestro, veramente, bellissimo. Allora, cosa ci parla di oggi? Cosa ci porta dallo spazio? Che novità ci sono? Che scoperte? La domanda di oggi è... Che cosa c'è al centro delle galassie? Ve lo siete mai domandato? Cosa c'è dentro, al centro di una galassia? Sì, ma stia tranquillo. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Ce lo siamo domandati, ogni tanto ce lo siamo domandati. È presto detto. Sì. Fatevi guidare dai cartelli se siete in tangenziale. No. Usate anche il navigatore e girate verso il centro storico. No, ma è nella perché galassia, ci sono tanti bei negozietti. Sì, ma non nella e poi ci sono spesso le vie dei ricconi, certo, dove compri una borsetta con 800 euro e un paio di scarpe a 1200 euro. Sti c***i! Ma vado scalzo, che faccio prima? No! Perché in centro c'è il selciato e sai che bolle ai piedi. Tutti camminano scalzi, ti pigli pure le verruche. Questo può essere, ha ragione, però ci sono varie fasce di prezzo. E poi in centro ci sono i monumenti. E non vuoi che ci sia una torre da visitare che ti costa come una costola? Perché la fa così drammatica? E poi le bancarelle dei souvenir che ti vendono sta cavolo di torre in miniatura a 100 euro che appena la metti in valigia si rompe. Mo che ci faccio con due pezzi di torre? Questo anche è vero, questo è e per consolarsi non ti resta che comprarti al banchetto un coppo di pesce! Un calamaro più un polipo, 50 euro! Ma questo è un coppino! Ha ragione, nulla da dire. E te ne vai dal centro con le tasche sfondate! Sì, e non trovi pure la macchina perché in centro non si parcheggia il carro attrezzi se l'è portata via! Ma una giornata sfortunata! 300 euro per fartela dare indietro. Ma lei è una distruzione. E allora, non andate nel centro storico perché è Nubuco Nero e ti fottono persino l'anima. Statene in periferia che fa schifo, lascia le tasche piene. Ma che lei ha distrutto in un attimo il turismo proprio globale. Allora, innanzitutto lei, io non ho capito niente, cosa voleva dire? È facile! Ragiona su quello che ho detto! Cioè che al centro delle galassie ci sono i buchi neri? E io che ho detto? Non può fare una volta una tragedia per spiegare un concetto così. Vabbè. Però è arrivato. Certo. È arrivato. Non chiaro, ma è arrivato. È arrivato! Sì. È arrivato, sì, grazie Cosmo. C'è? Mi hanno rubato il portafoglio? Mi ha fatto la multa? Che c'è? Cos'è questa cosa? Sono preoccupata? Che è? Si sta spegnendo. Ma che è sta cosa? Ma che è un palloncino? La moca? Sta salendo il caffè, maestro, forse c'ha ragione.
Allora, sono ininterpretabili questa sera questi rumori, io non mi ci metto neanche. Che bella la divulgazione scientifica in TV, bella, 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 bella. Com'è? Va un po' meglio. Sì? Meno male. Perché stai in questa posizione qua? Ma adesso mi sciolgo. Va bene. Sì. Senti, io sono un po' No, perché il pepe? Rino? Rino? Anche allo stomaco un po' brucia. Ma non stiamo facendo una bella pubblicità? Lo so, però se c'ha tutti questi effetti collaterali. Vado a prendermi un gastroprotettore, vi dispiace? Va bene. Ti dispiace? Tanto adesso devi cantare tu. Figurati. Una canzonetta ma qualsiasi. Ma una roba, vabbè, sì, allora per carità. Posso pure andare. Dai. Ma certo. Allora ci vediamo, sto prendendo un gastroprotettore. Vai, vai. Ma te ne vai sempre da solo quando devi cantare. Ma guarda, ormai dopo tutte queste sedute di psicoterapia che ho fatto, credo di riuscire a gestire la situazione. Dai, canta, dai, va bene, canta. Dai. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Dunque, allora, la canzone che vi portiamo questa sera, non nego, è la prima volta che la faccio dal vivo. Non ho mai provato ad arrangiarla con pedale, loop, ma né tantomeno in realtà con chitarra acustica. Quindi non l'ho mai fatta veramente. Speriamo che vada bene. Speriamo. A questo punto. Allora, una canzone, anche qui, cerca di rimanere un po' in tema napoletanità. Io sono mezzo napoletano, no? Parte enopeo e parte piemontese. e quindi questa canzone qua. Ma è una canzone di Pino Daniele, ok? Una delle mie preferite, sue, meravigliosa, fantastica, dolcissima. Si chiama Sara non piangere, ok? Secondo me qualcuno l'aveva spottata prima durante le prove, ma... Ma comunque la facciamo. Facciamola, okay? Facciamola. Speriamo che venga bene. Ti eri rinchiusa dentro questa stanza, rompi i tuoi giochi contro l'arroganza del mondo, che è pieno di cose inutili da fare, cose inutili da dire. Quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta. In the middle of the night. Sara, devi crescere. Seguire un sogno vero nelle cose della vita, cose inutili da fare, cose
cose inutili da dire. Quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta. In the middle of the night, in the middle of the night, in the middle of the night. Poi io sei così fragile. Sei così fragile. Sarà, 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 sarà. Inutili da fare, cose inutili da dire, e quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta. In the middle of the night, in the middle of the night, in the middle. Matteo! Ho riadattato. Grazie mille, grazie mille. Troppo buono, troppo buono. Grazie. Matteo Sibilla, grandissimo. Bella, bellissima. Mi è piaciuto un sacco. Sì, veramente. Bella. Allora, adesso è un momento importantissimo per il pubblico qui del Teatro del Moscerino, ma anche per il pubblico da casa, perché ci colleghiamo adesso col... tiriamo giù lo schermo. Paolexa, tira giù lo schermo. Eccoci qua. Con la super, super Serena Pace. Serena Pace è la nostra influencer che ci aiuta a vivere la vita meglio, ci aiuta ad affrontare la vita quotidiana con forza, con determinazione, trovando quelle cose che ci possono dare veramente quello spunto in più. Ecco, Serena Pace, maestra di vita. Bene, ci colleghiamo adesso in questo momento. La vita... è un po' come il carrello della spesa. Beh sì, in effetti, bella questa analogia, mi piace, il carrello della spesa, sì. All'inizio è pieno. È pieno. Perché ti focalizzi sulla prima corsia, sì, e prendi tutto quello che ti piace alla vista. Eh beh sì, all'inizio uno fa così, mette tutto nel carrello. Lo yogurt probiotico. Beh sì, beh insomma. Il salmone affumicato. Buono, questo sì. Lo spec della Valtellina. Beh, buono anche questo. L'Asiago. Ecco, beh, sì. Sì, buono. Andando avanti, però, ti rendi conto di quali sono le priorità. Eh sì. E allora lasci gli articoli che hai preso in precedenza indietro. Si fa una scelta, sì. Andando avanti, anzi indietro, però... ti rendi conto che non dando la precedenza non puoi prendere certi articoli. Ma comincio a essere un po' confuso, allora devo dare la precedenza a chi? Vabbè, non so, vabbè. Andando indietro però... Sì, sempre indietro. Ti rendi conto... Sì, che mi rendo conto? Che non avendo dato la precedenza... Ma che precedenza? Al ripasso degli articoli indeterminativi... non sei andato avanti di un anno al liceo. Ma sì, vabbè, questo... Sì, vabbè, sì, forse sì, ho studiato poco, però devo tornare indietro, non ho capito, vabbè. Andando indietro però... Ecco. Ti rendi conto... Sì, di cosa? Che...
andando avanti senza dare la precedenza, ma senza la precedenza a chi? Non capisco. All'esame di scuola guida. Ah, ecco. Ha infranto certi articoli del codice della strada. Sì, ma vabbè, ma questo come si lega al carrello? Vabbè, comunque, vabbè. Ecco. Ecco. La vita di una persona che ha un grande obiettivo va proprio così. Va proprio così, sì. Devi essere in grado, per raggiungere un risultato, di lasciare andare tutto ciò che non è necessario. Ah, vabbè, lasciamo andare tutto ciò che non è necessario, quindi, ecco, sì, vabbè, sì, 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 sì. Ci sta pensando o è convinta? No, è un po' come se... Ah, ecco, un po' come se... Quando vai al supermercato per comprare le zucchine, ecco, sì, mettessi nel carrello anche i cetrioli, perché anche loro sono lunghi e verdi. Vabbè, ma non capisco tanto questo esempio. Vabbè, sì, vabbè. Cetrioli, zucchine, sì. È un po' come se... Sì. Il tuo nutrizionista, sì, ti avesse detto di mangiare più verdura e frutta, ecco, e tu ti fiondassi al banco surgelati per prendere i polaretti. Eh no, i polaretti no, i polaretti che no. Che va bene che quest'anno hanno inserito anche più gusti, anguria, cocco e papaya. Eh sì, buoni buoni, però i polaretti fa venire la collina. È un po' come se... Un po' come se, sì. Comprassi esempio un pacco assorbenti extra lunghi, ipoallergenici, con alia di incastro perfetto, sì, e poi ci buttassi nel carrello anche un pacco di pannoloni Pampers. Eh no, beh, sì, in effetti sì, non funziona tanto. In fin dei conti, il tuo carrello personale ha un limite. Certo, un limite. E non puoi lasciare che questo spazio venga riempito da chi non se lo merita. Beh, questa chiusura mi piace tantissimo. Beh, bella. Non ho capito tanto bene, adesso metteremo insieme i pezzi. Oggi è stata molto criptica, molto... come si può dire la parola giusta? Non mi viene in mente adesso... ermetica, ecco, direi che è stata ermetica. Ermetica? Sì, ermetica. Ermetica? Sì. Tica Erme? No. Mecati Erme. No, allora, ermetica, ho detto ermetica. K-R-T-M. No, ma perché devi sempre disassemblare le frasi, le parole e ricostruirle? No, facciamo ermetica. Vabbè. Senta, Serena, può mandare, lanciare i suoi messaggi, anzi messaggio, i suoi contatti al pubblico, dire quali sono, perché così possono contattarla, oppure possono vedere... Serena? Sì, Serena. Punto. Sì. Pace. Allora, è facile, serena.pace. La troverete su tutti i social, sui video, sì. Serena.pace, facile, facilissimo, bene. Serena? Ah, no, un altro. Di tutto punto pace. Allora, Serena di tutto punto pace. Vabbè, allora, vabbè, anche questo è abbastanza facile. Ecco, no. Serena? No, un altro. Punto? Sì. Ah. Punto punto. Ah, ma punto punto punto, ah, ma piace, ma questo è vietato ai minori di 18, facciamo, ecco, non vabbè, è un po' a luci rosse questo. Grazie Serena per tutti i suoi consigli, sono sempre molto, non saprei come definirli, perché sono difficili da capire, da apprendere, però una volta che entrano dentro forse sono efficaci. Grazie Serena, alla prossima settimana, grazie. Paolexa tira sullo schermo, ebbene sì, è niente. Che pace, io detto questo... Mi sento decisamente meglio, penso anche voi, penso anche lì da casa. Questi consigli tenetene conto, perché veramente possono svoltarvi la vita. Che c'è? Che è successo? Tutto bene? Tutto bene, sì. Qui abbiamo... No, che a volte la vita è come un carrello della spesa, no? Sai quelli che hanno le ruote sporche con i peli, che se li mandi a destra vanno a sinistra, se li mandi a sinistra vanno a destra? È un po' così a volte. Serena pace? Sì? Sì?
Anche tu? Beh, l'ho seguita. La sì. Segui? La seguiamo, la seguiamo tutti qua. La seguono tutti. Cioè, dice delle robe che... delle robe incredibili. Incredibile, grande sì. Serena sì, Pace, sì, sì, va bene. Grande Serena Pace. Il giorno che la capiremo forse riusciremo a fare qualcosa di buono, ma senti, va bene, adesso... Torniamo. Ecco, al punto, al focus di questa serata, la pizza, una pizzaiola stratosferica. È qui con noi Federica Mignacca, che continuerà a raccontarci la sua storia. Vieni, Federica! Bene, riaccomodiamoci sul tuo trono, ecco, bene. Bene, allora, abbiamo chiacchierato un pochino con te prima. Allora, così, al brucio, la pizza che fai che proprio più ti rappresenta? E sicuramente la marinara. La marinara che è con pomodoro, aglio, origano e basilico. E la pizza che forse più mi ricorda la mia infanzia per me è pomodori ad agosto, casa in campagna di mia nonna, il sole che arrivava verso le 6:30 mentre mangiavamo prima di raggiungere poi il paese. E quindi è un po' un ricordo di infanzia, un po' qualcosa che mi risveglia il sentimento e la nostalgia verso quando ero bambina, insomma. Beh. E invece la pizza che faresti per il tuo miglior amico e poi la pizza che faresti per il tuo peggior nemico. Ci vuole pure questo. Questo è difficilissimo, è proprio difficile. Allora... Vabbè, iniziamo dal miglior amico. Leviamoci il miglior amico. Il miglior amico in realtà gli preparerei una pizza che gli vada un po' o a raccontare qualcosa di me, quindi magari come in questo caso anche la marinara, sì. Però arricchita forse con dei pomodorini, delle acciughe, delle olive, dei capperi, che mi piace molto l'idea di arricchirla con questi prodotti, che sono poi i prodotti mediterranei che troviamo un po' in tutta la cucina mediterranea. O forse magari dipende dall'amico, no? Dipende da dove viene, dove si trova e l'idea di risvegliargli anche un ricordo. E noi vogliamo diventare tuoi amici e poi ne parliamo. Sì, di questa cosa sì. Dopo... E invece il nemico. Nemico. Che il peggiore. Questo è difficile perché poi, ecco, posso continuare a dire di non voler preparare una pizza con l'ananas oppure non voler mettere pomodoro nella salsiccia friarielli, però poi i gusti sono gusti. E forse c'è una pizza che non ti accoglie, una pizza che non ti permette di risvegliare niente nei tuoi ricordi, oppure una pizza che non racconta un luogo. Se ci pensate, spesso tutti cercano di fare quelle che sono le classiche pizze napoletane ovunque nel mondo, bellissimo. Però perché quella cucina accade tutto il contrario, no? Cioè tu sei un viaggiatore, esplori anche attraverso il cibo un luogo. E allora perché magari non declinare questo piatto nel racconto appunto del territorio? Quindi mi piacerebbe forse la cosa peggiore che auguro a qualcuno è un piatto che non sia un racconto, che non gli dica che non diventa esplorazione. Ecco, sì. Vabbè, dai, sono salvi i tuoi nemici. Sì, esatto. Sei buona. Pensavo peggio, infatti. Invece, raccontaci brevemente il tuo progetto Montanarina Story, che un po' si allaccia comunque anche a quello che abbiamo detto riguardo al nemico, insomma. No, vabbè, allora, Montanarina Story nasce come idea di riprendere la pizza fritta classica, la montanarina con pomodoro, basilico e formaggio, tipica napoletana e campana più che altro. E, diciamo, l'idea di proporre questo modello come modello scalabile, quindi come mezzo di esplorazione dei territori, no? Quindi spostarmi su un altro territorio, concepire sia l'impasto e sia gli ingredienti in modo tale da raccontarlo, quindi da raccontarlo attraverso questa pizza fritta che diventa un po' il mio tappeto volante e anche il mio diario di viaggio, se vogliamo, in qualche modo, nell'esplorazione di territori nuovi, un po' come è accaduto quando sono arrivata appunto in Piemonte. Quindi cambia un pochettino ogni volta che si adatta. E ti dirò, nell'ultimo periodo sono nate anche diverse collaborazioni con... anche spesso con pizzaiole, perché ce ne sono, e dove spesso ci incontriamo, facciamo degli eventi condivisi in cui magari io preparo gli impasti e loro mi raccontano, diciamo, quello che è il luogo dove vivono, no? Perché magari
diventa un modo anche per conoscere altri prodotti, altri abbinamenti e quindi raccontare insieme una storia, no? Quindi in questo senso diventa interessante anche quando attraverso il mondo pizza conosco altre persone, mi raccontano una storia del loro passato e spesso diventa simpatico anche raccontarlo attraverso la pizza stessa. Bello. C'è anche una pagina, no? Montanarina Story, che sì. Si può seguire, non guardatela mai quando avete molta fame e non avete a disposizione neanche un pacchetto di creche, sì. Perché hai delle foto fantastiche. Grazie. Di queste montanarine. Grazie. Molto belle. Ora proviamo a immaginare, davanti a te c'è un ragazzo giovanissimo, no? Che cosa gli consiglieresti se lui ti dice vorrei intraprendere la tua carriera, no? Ah, ok, sì. Magari diventare proprio come te. Allora, sicuramente io penso che... diciamo un lavoro che non si decide di fare. Anche io quando ho iniziato l'ho fatto un po' per volere, ma anche un po' per gioco, no? Perché finché non ti trovi nel mondo pizza poi non ti rendi conto per quanto tu ti possa immaginare che cosa vuol dire, no? Però probabilmente è un po' il mondo pizza che sceglie te e probabilmente bisogna farlo sempre anche mantenendo saldo il contatto tra pratica e formazione, quindi anche farlo attraverso un percorso didattico che ti rende subito anche indipendente nello sviluppare la tua idea di pizza, quindi farlo sempre considerando la possibilità di crearsi un'identità di prodotto. Sì. E quindi io, guarda, vuoi chiedere altre curiosità tipo sulla pizza, cose strane? No, no, vabbè, ma perché? Vabbè, no, bene. Hai mangiato una pizza al tegamino? Cosa ne pensi della pizza al tegamino? Buonissima, sì. No, l'adoro perché poi riprende tanti stili di pizza che su tutto lo stivale sono fantastici, quindi... Mi piace moltissimo. E allora, guarda, ci porti veramente alla domanda, quella la più difficile. Quella che crea il panico tra tutti gli intervistati in genere. Okay. E cioè? La devi sempre lasciare a me. Certo, voglio che sia coerente questa puntata fino in fondo. Dai. Allora, il sogno, il tuo sogno. Guarda, io lo lascio libero, può essere nel campo dell'arte della pizza oppure il tuo sogno, non lo so, guarda, non voglio mettere limiti. Difficile. Sì. Difficilissimo. Perché vogliamo farci proprio gli affari tuoi. Potrei dirne uno che poi magari cambia, è complicato perché, vabbè, non vorrei apparire una persona poco stabile rispetto agli obiettivi, però... forse il sogno è qualcosa che dobbiamo smettere di guardare come qualcosa di molto lontano. E sembra forse una frase da claim. Dobbiamo viverlo e forse l'idea di esplorare il mondo della pizza attraverso sia la tecnica e la formazione, ma anche attraverso i contatti umani che si possono creare, i racconti, la scoperta di storie completamente diverse a 50 km da dove vivo, così come a 5.000 magari, è un sogno che mi piacerebbe continuare a vivere a lungo e quindi un sogno vissuto attraverso l'esplorazione del mondo con la pizza. Vedi che originale sempre. Meno male, dai. Me la sono cavata. E noi te lo auguriamo, questo viaggio con la pizza di esplorazione. Veramente grazie per averci raccontato la tua storia, Federica. Grazie a voi. Per seguirti, vuoi dire dove ti possono seguire? Ecco, infatti, sì. Allora, ho due pagine. Una è Pizzaiola Anarchica, che forse vi ricorderete di più, e l'altra è Montanarina Story, che è proprio la pagina che si dedica al progetto sulla pizza fritta. Ecco. Ok. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie. Guarda Federica, noi ti lasciamo andare a sedere. Grazie. Perché adesso c'è un momento che riguarda un po' l'organizzazione del weekend. Tanto uno già una pizza, già weekend a me fa pizza. Sì, in voglia, ma per fare un bel weekend ci vogliono anche delle previsioni del tempo. Esatto. Perché uno deve organizzarsi. Tipo deve... la partita a padel la prenoto fuori o la prenoto sotto il pallone? Quindi io direi di collegarci subito con, dillo tu. Con un meteo che è veramente sempre puntuale, preciso, onesto, meteo3.net. E quindi tiriamo giù lo schermo, Paolezza. E collegamento subito col meteo, dai, pronto? Eccolo qua. Che arriva, un meteo che è un po'... Buonasera, cari amici di meteo3.net, le previsioni del tempo per la regione, per il nord-ovest. Ecco che ci arriva l'infografica della nostra regia, che ce la fa comparire qui in sovraimpressione, in sottopancia e anche
Comunque fatela comparire. Grazie regia. Voi del pubblico non la vedete, ma il pubblico a casa la vede. No, perché poi sembro matto, me l'hanno anche... Allora, in buona sostanza, le previsioni per il fine settimana sono molto brevi. C'è nebbia. C'è nebbia che sale dal Po, sale dal Pellice, sale dal Ghiandone, sale dal Chisone, sale questa nebbia. Che bisogna farci i conti la mattina e la sera, perché quando sale poi scende. Sale molto in alto, non la vedete più, pensate non ci sia, e scende di nuovo. E quindi dovete vedere questi... Attenzione al banco di nebbia, al banco di nebbia. Qualcuno mi ha detto un messaggio di WhatsApp cretino che è arrivato a meteo3.net che diceva il banco, lo sportello, la filiale di nebbia. No! La dovete smettere con queste battute che ci spammate sul... Allora noi toglieremo il contatto con meteo3.net se continuate a mandare messaggi che non vanno bene. Noi vogliamo il contatto con i nostri spettatori. Comunque c'è la nebbia. Volete andare a mangiare la pizza in mezzo alla nebbia? C'è una bellissima pizzeria. Dopo Moretta andate verso Torre San Giorgio, sul ciglio della provinciale. È una poesia. C'è anche chi va avanti e indietro perché non la trova. È sul ciglio della provinciale. Non guardate lontano per farfalle, non è delle Cassine. È sulla provinciale. Non potete sbagliare. È lì un po' in bilico, no? Tra le storie del passato, le previsioni del futuro. Tra l'essere e il non essere, una pizzeria che è tutta una poesia di per sé. Andate lì che mangiate bene, poi se uscite cercherete la vostra macchina in mezzo alla nebbia. Comunque, cari amici, abbiamo c'è il proverbio del giorno, che per andare a mangiare bene dovete guardare la location. Però, come diceva anche quel vecchio di Niella Belbo, o Niella Tanaro, non mi ricordo, quel vecchio di Niella diceva, attenzione perché location rende l'uomo ladro. Ed è una cosa che comunque va sempre tenuta in conto. E queste sono le previsioni del tempo. Scaricate l'app. Download. App. meteo3.net. anche di questo c'è la grafica, non la metto io ma la mettono. Buonasera. Banchi di nebbia, ci sarà la nebbia e quindi non so, bisogna organizzare altro. Bisogna capire un attimino cosa si può fare e cosa si può fare. Vabbè, comunque ci organizziamo. Esatto, scaricate l'app meteo3.net, contattateli, non fate battute sconvenienti. Comunque Siamo arrivati alla conclusione. A questo punto io direi di salutare, perché la puntata è finita e poi ci rivedremo giovedì prossimo, chiaramente. Sempre alla stessa ora, alle ore 21, sul canale 87 di RBA. Vi ricordiamo che ci potete seguire e vedere in diretta, anche in streaming, andando sul sito www.rba.it. Se poi proprio il giovedì sera non potete, su YouTube il giorno dopo esce la puntata, è lì bella visibile, la potete guardare, la potete conservare, la potete condividere, ecco. Bella bella. Poi tra l'altro potete seguire me e Marta tutti i giorni, mi ritorno in mente, non è solo show ma è anche programma radiofonico TV che è dalle 17 alle 19 tutti i giorni su RBA. Adesso a questo punto salutiamo tutti quanti, cominciamo a salutare pubblico del Mocenino qua. Grazie. E poi il nostro attore menestrello Matteo Sibilla. Esagerate. Grazie a tutti. Io direi di salutare la grandissima ospite di questa sera, la super ospite Federica Mignacca. Eccola, vieni. E
poi che dire? Come lo si presenta? Come lo si presenta? Mille personaggi, mille voci, mille salga. Cose. Ma... Salga! Simone! Simone! Grazie a Vibes con Mattia Stesano, Samuele Benec, Michele Comba al montaggio e un grazie grande ad RBE. Grazie. Pubblico da casa anche. Pubblico da casa, ringraziamolo, grazie. A questo punto salutiamo tutti quanti con la nostra sigla di chiusura. Un ciao ciao e arrivederci alla prossima puntata. E sigla! È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, io dico che è ok, io non vedo l'ora di tornare, voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio, venite giovedì da noi, con i ritorni in mente su RBE, torneremo per giocare. A tutti e a tutte.